Mix Gruppo Tufano l'operazione No IVA continua, ma solo fino al 28 settembre. Acquista un prodotto di almeno 699 euro e ricevi lo sconto IVA. Qualche esempio? Smart TV LG 43 pollici da 499 a 299 euro. E in più, se vuoi, puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2019. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti all'iniziativa. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Guarda le cose sotto un'altra luce e scopri una nuova forma di energia. L'energia per comunicare. L'energia come soluzione d'arredo. L'energia pulita, quella che rispetta l'ambiente. Vieni da Aprile S.P.A. Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte. Dalla minuteria del materiale elettrico fino alla vendita di fotovoltaici, gruppi di continuità, trasformatori di media tensione. Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione e un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza. Vai su www.aprilespa.it e scopri tutti i punti vendita. Aprile S.P.A. Energia e competenza. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67, aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Salve a tutti da Martina Giuliano. Riparte dal 27 settembre Free Time, una rubrica nella quale parleremo di cultura, cinema, spettacoli, eventi, beh, tutto quello che di bello potete fare nel weekend. Sempre qui su Radio Amore, ogni venerdì mattina alle ore 11.45. Un bacio da Martina Giuliano. Radio Amore, Radio Amore. Giornale radio, a cura della redazione giornalistica. Buon pomeriggio da Barbara Salandri. A distanza di pochi mesi, Standard & Poor's taglia ancora la stima del PIL italiano dal precedente 1,3% all'1,1% per quest'anno e dall'1,2% all'1,1% per il 2019. A luglio l'agenzia di rating aveva rivisto le stime perché sulla politica interna pesava l'incertezza sulla volontà di proseguire nel consolidamento fiscale. La manovra sarà di crescita e non di austerity, ma che non crea dubbi sulla sostenibilità del nostro debito. Lo ribadisce il ministro dell'Economia Tria, che aggiunge: «Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione, bisogna interpretare bene questo mandato». Resta in pressing Di Maio: «Moscovici non può dire all'Italia cosa fare», la replica del vicepremier al commissario europeo che chiedeva un disavanzo sotto al 2%. «L'unico obbligo», aggiunge, «è quello del 3%, a cui dovrebbero sottostare tutti i paesi europei». E l'esame del documento di economia e finanza da varare entro domani inizierà il suo percorso parlamentare in Senato il prossimo 10 ottobre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Oggi o al massimo venerdì il decreto Genova sarà firmato dal Quirinale, lo sostiene il ministro delle Infrastrutture Toninelli. La consegna da Palazzo Chigi era stata annunciata per ieri mattina dal Premier Conte, poi sarebbero emerse obiezioni da parte della Ragioneria di Stato, smentite però da Palazzo Chigi. Il testo resti quello concordato con il governo, con aiuti e il nome del commissario sollecita il governatore della Liguria Toti. La svolta nelle indagini sulla rapina avvenuta domenica all'alba nella villa di un chirurgo in pensione di sua moglie a Lanciano, in provincia di Chieti. In manette tre persone di nazionalità rumena. Al momento dell'arresto avevano 3.400 euro in contanti e stavano fuggendo con la stessa auto utilizzata per l'assalto ai due coniugi brutalmente picchiati. Si cerca ora un quarto uomo, forse italiano. Gli incendi nel Pisano: da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata è di circa 1000 ettari, mentre sono 430 gli sfollati. Lo fa sapere il governatore della Toscana Rossi, specificando che sono ancora attivi due fronti di fuoco verso Vico Pisano e Buti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Amore Azzurro è offerto da FD Noleggio e sei in mani sicure. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa.
Vuoi noleggiare un'auto? Una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37 600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 4188. furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Semplifica i pagamenti dei tuoi clienti acquistando il tuo POS da Future Service Italia. Attivazione immediata e guidata con accredito in real time e con disponibilità immediata del tuo incasso. Zero canoni, zero costi di mantenimento, zero costi di connessione. Nessuna verifica pregiudizievole. Importante per coloro che hanno disguidi bancari quali i protesti scritti in CRIF. Future Service Italia è anche vendita di registratori di cassa, stampanti fiscali e non, bilance elettroniche professionali, monitor touch e software gestionali per tutte le categorie commerciali con assistenza continua. Chiamaci al numero verde 800 770 246 oppure 351 06 26 904. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa. Ah, dimenticavo, puoi chiamarci anche per la verifica periodica annuale del tuo registratore di cassa. Attenzione, Mertens, 1-2, Hamsik, rete, rete, stavolta non sbaglia Hamsik, 1-1, esplode il San Paolo. 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete, rete incredibile, capolavoro, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora Mertens! Cucchiaione, poker di Mertens, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una giorni! Settimana. Come 7 gol! Quelli che parliamo! Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda, Amore Azzurro! Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli! Il campionato di Serie A, la Champions League e tanto altro! Conduce in studio Lello Delgro! Ebbene, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore. Riprende questo appuntamento del mercoledì, un po' in anticipo. Prima per tanti anni siamo stati cominciavamo alle 17 e adesso cominciamo alle 15, sempre un'ora però e sempre il mercoledì in compagnia di Carlo Iacono. Ciao Carlo. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Lello, ben ritrovato dopo tanto tempo. Eh sì, è passato diciamo qualche mese, sono successe tante cose in casa Napoli, insomma abbiamo cambiato l'allenatore, è andato via Sarri, è arrivato il nostro nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Insomma, se all'inizio sembravamo un attimino così, nelle ultime prestazioni il Napoli mi sembra che stia già recependo quelle che sono i diktat di questo nuovo allenatore. Siamo passati da un 4-3-3 che non si spostava mai di lì, adesso insomma con questo nuovo allenatore riusciamo già a vedere un 4-4-2 che dà diciamo una maggiore copertura e che mette soprattutto Insigne nella possibilità di essere molto più vicino alla porta. Sì, esatto, Insigne è veramente uno di quei giocatori che sta ricavando i maggiori frutti da questo cambio di allenatore, perché Ancelotti è come se lo ha tolto dalla sua zona di comfort, l'ha tolto dalla fascia, ha detto vieni in mezzo, vieni a giocare a pallone perché tu sai giocare a pallone, però fammi vedere quanto vale. E lui sta facendo davvero grandi cose, ha segnato 4 gol. Che mai è successo in Serie A da quando l'anno scorso le stesse partite ne aveva fatto uno. Quindi... Beh, ma effettivamente giocando più vicino alla porta, non dovendosi dedicare al lavoro diciamo di recupero, di tornare indietro e dare una mano ai difensori, comunque lo fa ogni tanto, ma comunque non come prima perché era un qualcosa di ossessionante, insomma, e siamo passati a questo nuovo modulo. Ma ne parliamo anche con colui che tra l'altro è stato con me tutta l'estate, tra virgolette, io stavo qui in studio e lui era al mare, insomma, sia ben chiaro, non è che abbiamo trascorso l'estate insieme da qualche parte tête à tête. Carlo Caporale, ciao Carlo. Ciao Lello, buongiorno a tutti. Buonasera Carlo. Dovevo fare questa precisazione, no Carlo?
Ecco, ci siamo dilettati quotidianamente. Ci siamo divertiti durante l'estate. Le grandi manovre che Bravo. Circondavano Di Maro e dintorni. Bravo. Carlo, non so se hai sentito quello che dicevamo adesso in apertura io e Carlo Iacono, so tra due Carlo. E, praticamente il fatto di aver cambiato modulo in questo 4-4-2 ha portato il Insigne a liberarsi da compiti di copertura ed essere vicino alla porta, vicino all'altro attaccante che a turno, insomma, una volta Milik, una volta Verdi, una volta Mertens, stanno dando una mano alla squadra per dare anche maggiore soddisfazione a Insigne. Insigne 4 gol nelle prime 5, niente male, no? È chiaro che al cambio di modulo, di posizione, Insigne poi ha risposto con la sua classe, la sua capacità tecnica, perché è chiaro quello che tu dicevi, senza più compiti di copertura, stando più vicino alla porta, è naturale che avrebbe avuto sulla carta più possibilità di segnare. Poi c'è il campo per lo mezzo, ci sono le capacità tecniche che si devono concretizzare durante i match, e lui ha dimostrato di avercelo nel DNA da grande giocatore qual è, anche la capacità realizzativa da attaccante, e va bene così. Insomma, mi sembra una di quelle cose che con questo nuovo disegno tattico che Ancelotti ha predisposto nelle ultime giornate, sia il fiore all'occhiello proprio la capacità. Carlo, questo sgravio tattico per Insigne, ma allo stesso tempo una responsabilizzazione, no, del peso tecnico della squadra, può portare a una definitiva consacrazione di Insigne a giocatore di spessore internazionale? Perché un po' lo aspettiamo da sempre. Ma io credo che in qualche modo negli ultimi anni ci ha dimostrato tanto. Poi è chiaro che manca forse la grande affermazione, si è tanto parlato magari delle sue prestazioni in nazionale, ma lì credo che dovremmo aprire un capitolo a parte, e la qualità complessiva oggi della nazionale italiana, che mette a disagio un po' tutti gli interpreti, certamente anche Insigne viene penalizzato da quello che è un momento difficile del calcio italiano sotto l'espressione di un talenti adeato per poi andare a competere a livello internazionale con tante nazioni che invece sono cresciute tantissimo in questi ultimi anni. In campo invece nostro, napoletano, credo che Insigne il suo in questi ultimi anni lo abbia fatto sempre e comunque, con qualche alto, insomma la sua crescita, la sua affermazione qui tra le mura amiche sia sempre stata più che positiva, e quindi sotto questo aspetto ci farebbe solo piacere avere delle conferme, ma va bene così. Poi se diventa anche bomber sotto la cosa ci fa ancora più piacere, ci dà ancora più soddisfazione. Ma non dimentichiamo che Insigne in campionati passati ha segnato anche più di 20 gol, quindi insomma, voglio dire, sì, diciamo due anni fa e il suo apice l'anno scorso, un po' tutta la squadra un po' ha risentito, secondo me, anche della mancanza di rotazioni lì davanti, certo. Di Milik, e quindi sono stati un po' tutti penalizzati sotto il profilo realizzativo. Certo. Il campionato del Napoli è stato eccezionale, però ecco, come tu dicevi, non è nuovo a performance realizzative anche di buon livello, quindi giocando ancora più avanzato, più in posizione centrale, ha ancora più modo di mettersi in evidenza. Ti voglio chiedere una cosa, Carlo. La squadra, secondo te, oramai è già la squadra di Ancelotti, oppure è ancora una squadra che vive di riflesso di quelli che sono stati poi gli insegnamenti dei tre anni di Sarri, cioè pressing alto, palleggio in maniera, insomma, molto molto oculata, tecnica sopraffina. Secondo te è già la squadra, possiamo già dire che questa è la squadra di Ancelotti, o come ti dicevo c'è ancora qualcosa di Sarri in questa squadra? No, è una squadra che chiaramente non dimentica, e non credo lo farà, diciamo, per sommi capi, insomma, il bagaglio di insegnamento tecnico-tattico che ha dato Maurizio Sarri nel suo triennio napoletano. Ma gioco forza, è evidente a tutti che è una squadra che sta evolvendo, sta cambiando pelle, si sta
adeguando naturalmente a quello che poi è anche l'idea di calcio di nuovo allenatore, che abbia ripetuto a chiare lettere insomma più di una circostanza, soprattutto non disperdere quella eredità, diciamo, positiva assolutamente lasciata da Maurizio Sarri. Ha chiaramente delle idee un po' diverse, uno sviluppo della manovra un po' più verticale, degli accorgimenti che chiaramente non possono replicare quello che Sarri ha fatto nel suo triennio napoletano, e quindi la squadra sta pian piano evolvendo in tal senso, si sta adeguando, si sta perfezionando nei meccanismi, e anche in questa ottica va visto quello che è stato l'adeguamento tattico, magari transitorio, magari aggiuntivo rispetto alle conoscenze tattiche del passato, però questa squadra con il 4-4-2 ha trovato un maggiore equilibrio rispetto a quello che era il canovaccio tipico degli ultimi anni, cioè il 4-3-3, e un ulteriore arricchimento sotto questo aspetto delle conoscenze tattiche, ma anche una risposta per il momento positiva, gradualmente anche migliorativa partita dopo partita, e che ci auguriamo, come tu dicevi, non è ancora il Napoli Ancelotti, perché ci auguriamo che ci siano ancora margini di miglioramento per progredire sia sotto il profilo di questo sistema di gioco, ma sia in generale ecco, negli automatismi che Ancelotti di volta in volta vorrà poi introdurre o comunque mettere in campo partita dopo partita. Carlo, possiamo dire però che la vera rivoluzione è già cominciata a centrocampo, perché stiamo vedendo un Napoli che non ha più bisogno di un metodista, cioè la palla la va a prendere una volta Hamsik, poi Allan, poi c'è Fabian Ruiz, il gioco si allarga soprattutto sulle fasce, infatti Ancelotti ha parlato, magari giochiamo contro un 3-5-2 come quello di Mazzarri, insistiamo più sulle fasce, quindi abbiamo superato la mancanza di Jorginho cambiando il metodo di gioco, forse quella è la cosa più evidente, no? Sì, io direi che il cambio del sistema di gioco abbia portato una insomma saldezza difensiva superiore a quella che c'era stata inizio campionato, e credo che sia stato anche il primo motivo per cui Ancelotti ha pensato ad una variante tattica in tal senso. Però questo ha comportato che innanzitutto la squadra di colpo ha cominciato a prendere pochissimi gol, anzi da quando ha cambiato il sistema di gioco l'unica rete è arrivata sul calcio di rigore subita, ma allo stesso tempo è un Napoli che riesce, pur essendo più compatto, più corto, che non ha bisogno del metodista, anche perché giocando a 4 i due centrocampisti fanno un po' i mediani, insomma, quindi si alternano nella costruzione di gioco e anche nella fase interdittiva, però all'occorrenza mette in campo anche quattro attaccanti, quindi addirittura è una squadra più compatta, ma che poi può attaccare anche e fare male in maniera ancora più aggressiva rispetto al passato. Ecco che se questi meccanismi vanno ancora più a buon fine, vanno ad essere perfezionati nelle prossime gare, può essere sicuramente una variante molto molto importante che il Napoli può mettere in campo, e che può far sì anche che un po' tutta la rosa e la qualità dei giocatori possa ruotare come già sta facendo Ancelotti, e avere anche un pacchetto di scelte molto più ampio e variegato, e già lo si sta vedendo in queste ultime gare. Carlo, oggi è giornata di campionato, c'è questo infrasettimanale, e tra poche ore, questa sera al San Paolo alle 21, si gioca contro il Parma. Parma che ha avuto, diciamo, un discreto inizio di campionato, e soprattutto un Parma che tra le sue fila ha ritrovato un calciatore che noi conoscevamo, ma che pare abbia, tornando in Italia, ha trovato la sua seconda giovinezza. Parlo di Gervinho, che ha già fatto qualche gol, ma l'ultimo che ha fatto è stato veramente molto importante, veramente di ottima fattura, insomma 60 metri con palla al piede, scartando quattro avversari, insomma onestamente non me lo aspettavo più che Jorginho fosse in grado di fare quello che ha fatto. E quindi insomma è una squadra, quella del Parma, da prendere con le molle, perché immagino che si chiuderà in difesa, però appena ne avrà la possibilità ripartirà, e con una freccia come Gervinho insomma dobbiamo fare non attenzione ma di più. Ma questo su questo non ci piove, insomma il Napoli che deve stare sempre attento e concentrato a non concedere nulla agli avversari, questo 4-4-2 sicuramente dà più compattezza alla squadra
riesce ad accorciare di più rispetto a quel 4-3-3 che chiaramente nell'interpretazione di Ancelotti, volendo più la verticalizzazione rispetto al gioco di Sarri, comportava un allungamento dei reparti che poi in fase difensiva dava troppo spazio agli avversari. Detto questo, è un Parma che è partito bene, ha fatto dei risultati interessanti. Mi auguro che proprio su questa scia venga un po' più sbarazzino al San Paolo, un modello Stella Rossa, insomma, come c'è stata la settimana scorsa, quindi un po' più aperta. Dopodiché, insomma, il Napoli stato concentrato, stanno attendo, ripeto, insomma, avvalendosi di questi meccanismi che pian piano stanno andando sempre più a perfezionarsi anche in fase offensiva, è capace di poi di sbloccarla la partita e di metterla sui binari giusti. Ripeto, Gervinho è sicuramente una freccia all'arco del Parma, però insomma il Napoli credo che abbia tutte le potenzialità per prendere le contromisure. Infatti Gervinho è un giocatore che basa molto sulla fisica e lo stesso allenatore ha fatto capire che forse tre partite alla settimana non so se le può sostenere, e quindi potrebbe anche partire dalla panchina, perché poi sì, la difficoltà della gara è nota al Parma, che sta facendo un buon campionato, ma poi i punti pesanti andare a prendere insomma contro altre avversarie, e domenica, se non sbaglio, se non ricordo l'avversario, ma insomma è del calibro del Parma, probabilmente lì più uno scontro diretto da non fallire rispetto alla gara di questo, mentre che ci terrà a fare bella più, ripeto, mi auguro più un atteggiamento aperto che non chiuso, poi vedremo che verrà fuori, però insomma il Napoli deve abituarsi anche laddove troverà una squadra estremamente molto Carlo male. Ti posso chiedere la cortesia di spostarti, perché ti sì. Comincio a sentire a scatti. Sì, mi sono spostato. Ok, va bene così. Ti hai sentito? Insomma, è un Napoli che deve no abbiamo sentito però sì. Si sentiva ogni tanto, perdevamo un attimino la tua voce, ecco. Mi sono spostato, adesso credo che vada meglio. Carlo, invece contro il Torino abbiamo visto un Mertens praticamente immenso che dialogava alla perfezione con i compagni. Stasera sembra favorito Milik per il posto da centravanti, ma adesso se avessi Ancelotti di fare la stessa domanda: come si fa a scegliere tra Mertens e Milik? Ma si sceglie in base agli avversari, in base al momento di forma, in base anche, credo, questo nessun allenatore credo che lo ammetterà mai, ma gioco forza, non si può non pensare agli avversari prossimi venturi e al calendario. Quindi vuole il Napoli ha in fila oggi il Parma, poi la Juventus, poi e infine si chiude questo ciclo con il Sassuolo prima della sosta di ottobre delle nazionali. Io credo che in una logica di alternanza, in una logica di avere un po' giocatori freschi e pronti per il prossimo appuntamento, che mi sembra di primissimo livello. Ma non mi sembra, una scapoli ammogliati, insomma. E quindi a questo punto ci sta, certo, il turnover, ma ci sta anche nell'ottica in cui ha fatto Ancelotti, cioè tutti i giocatori sulla corda, alternarli anche frequentemente, il che significa comunque andare ad attingere su giocatori rodati, non giocatori che non giocano da 4 mesi e che chiaramente hanno anche una condizione fisica magari precaria o comunque insomma sono un po' pulsi da quello che è il contesto di pericolo. I cambi ce ne saranno insomma un po' in tutti i reparti proprio per questo tipo di ragionamento, ma che Ancelotti ha sempre fatto durante la sua carriera, ma che ha anche ribadito in sede di conferenze stampa qui prima dell'inizio, sì, della stagione, che sarà insomma un suo cavallo di battaglia, insomma un modus operandi abbastanza chiaro, e già l'ho messo in pratica in maniera evidentissima. Senti Carlo, la cosa che doveva caratterizzare questo nuovo Napoli di Ancelotti era Hamsik, che doveva giocare nel 4-3-3 al posto di Jorginho davanti alla difesa. Col 4-4-2 Hamsik va ad essere il secondo centrale
e devo dire la verità, domenica se l'è cavata niente male, insomma, quindi possiamo così tenere in considerazione Hamsik anche in questo ruolo, quando poi negli anni scorsi pensavamo che non fosse proprio in grado di poter giocare a due in un centrocampo. Che ne pensi? Da quando insomma Hamsik è a Napoli, io adesso vado a memoria, ma mi sembra che noi col centrocampo a due, così per così dire, insomma, con una linea di due mediani centrali, quindi non con un terzetto di centrocampisti, abbiamo giocato solo nell'era Benitez, dove però Hamsik veniva visto che all'epoca si giocava al 4-2-3-1, come trequartista, quindi non come uno dei due mediani. Dopodiché il Napoli, sin dai tempi in cui ha esordito Hamsik in Serie A, non ha mai giocato con i due centrocampisti, e quindi il suo ruolo è sempre stato diverso. Di contro invece in nazionale più di una volta Hamsik invece ha giocato nei due centrocampisti centrali, perché spesso la sua nazionale giocava con il 4-4-2, e quindi è un po' sconosciuto a noi che seguiamo il Napoli nell'impiego in quella posizione, però insomma è uno che ne ha giocate di partite in quel ruolo. Poi noi siamo sempre stati abituati a vederlo e ad attenderci da lui l'inserimento senza palla, la classica mezzala d'attacco e quant'altro, ripeto, anche in sistemi di gioco che non prevedevano un impiego tattico diverso. Adesso che il Napoli si sta portando quantomeno in questo frangente a giocare con il 4-4-2, Hamsik sta dimostrando di potersi calare bene nella parte, sapendo interpretare quel ruolo, ripeto, avendolo però già fatto tante volte non nel Napoli ma in nazionale. Bene, bene, bene. E allora, Carlo, hai un'altra domanda tu per Carlo? No, parlo con Carlo Iacono, e una domanda a Carlo Caporale. No, la domanda è questa, cioè io mi chiedo se stasera riusciremo a vedere Malquit, perché secondo me è molto interessante. Secondo me abbiamo vissuto alcune partite in cui, nel momento in cui andavamo a spingere, ci serviva qualcuno sull'ala che aveva maggiore tecnica e forza fisica. Forse Malquit è vero, non sa difendere. Ecco, appunto. Non sa difendere, però nei momenti in cui magari la partita si mette male, lui può aiutarci. Carlo, che ne pensi? Ma che sia un giocatore che presto entrerà nella rotazione non ci piove, che lo possa fare da stasera io ritengo probabile, adesso non ti so dire la percentuale, ma insomma moderatamente probabile, e poi è chiaro che cercherà di trovarsi il suo spazio. Insomma, veniamo da un'ultima partita dove Yusai onestamente è stato uno dei migliori del Napoli, però proprio secondo quel ragionamento di prima, dove è chiaro che Giuseppe fin qui, se non sbaglio, le ha fatte tutte, l'altra volta ha riposato invece Mario Rui a sinistra, e andiamo incontro a due avversarie come Juventus e Liverpool, dove ci vorrà la massima freschezza da parte di tutti, insomma è logico prevedere magari questa sera un debutto proprio di Malqui, che ormai insomma è da un po' di tempo a Napoli, ha avuto modo di confrontarsi anche se dal di fuori con il campionato italiano, di allenarsi, di conoscere meglio i compagni e quant'altro, quindi penso che sia pronto per essere buttato nella fila. Vediamo se Ancelotti lo farà proprio questa. L'ultima te la faccio io. Senti, da qualche settimana c'è un'atmosfera niente male tra alcuni gruppi di tifosi e il nostro presidente. Anche questa sera lo stadio non sarà pieno, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Chiaramente soprattutto in virtù di questa politica dei prezzi abbastanza elevata che ha voluto fare De Laurentiis, non facendo neanche gli abbonamenti quest'anno, insomma è chiaro che la cosa ha dato non poco fastidio a coloro che vanno in curva e che insomma da 20 euro più o meno si sono ritrovati a dover pagare, chi ci è andato, 35 euro per guardare la partita contro la Fiorentina. Cosa ti aspetti per questa sera e soprattutto se pensi che oramai la politica di De Laurentiis vorrà cambiare, ecco. Ma la politica chiaramente è già cambiata, perché stasera le curve sono a 14 euro, quindi mi aspetto per coerenza che quelli che hanno protestato giustamente, da me hanno trovato solo sponda quelli che lo hanno fatto, per una politica di prezzi inadeguata, non tanto per la gara con il Milan, magari per lo spessore presunto tale della squadra rossonera, un po' decaduta per la verità negli ultimi anni, ma insomma la gara con la Fiorentina è stata assolutamente sproporzionata. La cifra dei rispettivi ordini di posto del San Paolo dalla società. Dopodiché però mi sembra che
la società abbia fatto un retromarcia in maniera abbastanza concreta, non solo per i prezzi di questa sera, ma anche per esempio da domani in termini abbonamenti per la Champions, con prezzi onestamente di gran lunga inferiori a quelle che sono le medie degli ultimi anni proprio nella massima rassegna continentale calcistica. Dopodiché, se invece c'è ancora qualcuno che ha motivo di protestare, allora forse c'è qualche altra motivazione dietro, forse anche diciamo speculativa, sulla quale vorrei indagare. Non lo faccio per evitare ulteriori polemiche, ma insomma, chi poi rimane ancorato a queste posizioni evidentemente ha a cuore più qualche diciamo tornaconto personale che non le sorti della squadra del Napoli, perché se è giusto, ecco, criticare la società, il presidente, per alcuni atteggiamenti o delle decisioni nel concreto, come una politica dei prezzi non adeguata diciamo messa in opera per le gare contro Milan e Fiorentina, quando c'è un netto cambio diciamo di politica con prezzi assolutamente diversi, bisogna poi dare merito e atto alla società di aver fatto questa retromarcia e rispondere voi da tifosi andando al campo. Se ciò non avviene, allora c'è il problema, forse sta da qualche altra parte. Bene Carlo, io ti ringrazio di essere stato con noi in questa prima puntata del mio appuntamento di Amore Azzurro. Ricordo che Amore Azzurro ha vari appuntamenti nel corso della settimana, lo voglio ricordare ai tifosi, a coloro che ascoltano la nostra radio, ma soprattutto a coloro che amano il Napoli. Il lunedì e il venerdì, sempre dalle 3 e fino alle 17, dalle 15 alle 17, Amore Azzurro è condotto in maniera diversa chiaramente da Angelo Di Gennaro, da Gennaro Montori e da Angelo Pompameo. Insomma, ho voluto dire questo in modo tale che gli altri, i nostri radioascoltatori sono adesso a conoscenza di questa novità. Resta comunque l'appuntamento del sabato mattina alle ore 11, dalle 11 alle 13, sempre in mia compagnia. Carlo, di nuovo grazie di essere stato con noi, ci risentiamo ciao, prossimamente. Carlo. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Carlo Caporale, diamo subito la parola alla regia perché c'è la pubblicità, ci sono gli sponsor, qualche minuto e ritorniamo in studio per continuare questo nostro appuntamento di Amore Azzurro. Sempre che parta la nostra regia, ecco appunto. Ma a volte... se non parte, annunciamo Pompameo che sarà il nostro ospite. Sì, a breve. Io poi vorrei capire per quale motivo, quando fai tu una cosa con me, deve succedere sempre questo. Possiamo vedere se riusciamo a rimettere a posto la cosa? Vediamo. Insomma, non si può, non si sa. Non può partire in altro modo? Vediamo se... 1, 2 e 3. Ecco! Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Il campionato di Serie A, la Champions League e tanto altro. Amore Azzurro è offerto da FD Noleggio e sei in mani sicure. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa. Vuoi noleggiare un'auto? Una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37 600, Castel Volturno, Caserta, telefono 081 509 4188, furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio e sei in mani sicure. Semplifica i pagamenti dei tuoi clienti acquistando il tuo POS da Future Service Italia. Attivazione immediata e guidata con accredito in real time e con disponibilità immediata del tuo incasso. Zero canoni, zero costi di mantenimento, zero costi di connessione, nessuna verifica pregiudizievole. Importante per coloro che hanno disguidi bancari quali i protesti, scritti in CRIF. Future Service Italia è anche vendita di registratori di cassa, stampanti fiscali e non, bilance elettroniche professionali, monitor touch e software gestionali per tutte le categorie commerciali con assistenza continua. Chiamaci al numero verde 800 770 246 oppure 351 06 26 904. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa. Ah, dimenticavo, puoi chiamarci anche per la verifica periodica annuale del tuo registratore di cassa. Nix Gruppo Tufano, l'operazione no IVA continua, ma solo fino al 28 settembre. Acquista un prodotto di almeno 699 euro e ricevi lo sconto IVA.
Qualche esempio? Smart TV LG 43 pollici da 499 a 299 euro. E in più, se vuoi, puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2019. Consulta condizioni di vendita nei negozi aderenti all'iniziativa. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Guarda le cose sotto un'altra luce e scopri una nuova forma di energia. L'energia per comunicare. L'energia come soluzione d'arredo. L'energia pulita, quella che rispetta l'ambiente. Vieni da Aprile S.P.A. Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte. Dalla minuteria del materiale elettrico fino alla vendita di fotovoltaici, gruppi di continuità, trasformatori di media tensione. Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione e un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza. Vai su www.aprilespa.it e scopri tutti i punti vendita. Aprile S.P.A. Energia e competenza. Invito ad una cerimonia. Vai ad un evento importante? Ci vuole Punto Zero. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento. Punto Zero ha la soluzione giusta per tutte le esigenze, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi, perché nel suo grande assortimento ci sono abiti di tutte le taglie. Cerimonia? Evento importante? Punto Zero è la soluzione perfetta per scegliere il tuo abito e oltre all'eleganza avrai anche la convenienza, perché puoi acquistare il tuo abito a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano. Aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, orario continuato, e la domenica mattina su appuntamento. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero. Punto e basta. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net. Carla, guarda! Il cane ha sporcato! Ci sono impronte dappertutto! Niente paura! Oggi c'è Tergo Lavapavimenti Pet Care, un prodotto specifico creato per pulire, eliminare e prevenire i cattivi odori rilasciati dai nostri amici a quattro zampe. Tergo Lavapavimenti Pet Care pulisce a fondo e profuma tutte le superfici lavabili, lasciando un fresco profumo di pulito. Prodotti Tergo, esclusivista per la Campania Sipex. Telefono 081 505 68 53. E vo dico purìa, una volta che è pruata, non ne cagna di più. Parola e donna Teresa vostra. Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Il campionato di Serie A, la Champions League e tanto altro. Conduce in studio Lello Delgro. E allora rieccoci di nuovo in studio per continuare questo nostro appuntamento con Amore Azzurro, questo nell'edizione chiaramente del mercoledì. Io, Carlo, parliamo un attimo prima di passare al nostro prossimo ospite che dalla regia stanno chiamando. Parliamo un attimo della partita di stasera. Tu che partita ti aspetti da parte del Parma? Questo è un bel interrogativo, perché il Parma visto contro la Juve e contro l'Inter è stato un Parma che non ha rinunciato a giocare a calcio, anzi, sia con gli esterni di difesa che con d'attacco spingeva molto, molto in avanti e ha ottenuto pure un grandissimo risultato con l'Inter e ha messo in difficoltà i bianconeri. Quindi secondo me vengono un po' più a viso aperto rispetto a quanto abbiamo visto nelle scorse partite e secondo me ci sarà anche spazio per noi di giocare e fraseggiare come Ancelotti vuole. Bene, abbiamo in linea il nostro prossimo ospite, che è più che un ospite, è un facente parte della compagnia, nel senso che da quest'anno è anche lui un collaboratore di Radio Amore, sempre con Amore Azzurro, nell'edizione del lunedì e del venerdì con Gennaro Montori e Angelo Di Gennaro. Angelo Pompameo, ciao Angelo, buonasera.
Eccoci qua, buonasera, hai citato i miei amici e Saluto anche sicuramente, li ho salutati anche prima, ho salutato anche te pure prima. Dunque Angelo, parliamo un attimo di questo Napoli che con Ancelotti ha cambiato completamente pelle. Ad inizio Ancelotti aveva detto di voler sfruttare quelle che erano i diktat del vecchio allenatore, quindi giocare ancora con un 4-3-3. Poi invece ha capito che forse con lui questo 4-3-3 non riusciva ad essere così prolifico come lo era negli anni scorsi, e ha cambiato totalmente, passando ad un 4-4-2, mettendo Insigne molto molto più vicino alla porta. Che ne pensi? Ma innanzitutto l'intelligenza di Ancelotti sta proprio nel fatto di aver capito che questa squadra ormai ha assimilato quei metodi sarriani in testa e li sviluppa benissimo, anche se Ancelotti vorrebbe dare più verticalizzazione all'azione del Napoli. Questo Napoli visto a Torino è un mix tra quello di Ancelotti e quello di Sarri, molto più vicino però a quello di Sarri. Basti pensare all'azione del gol, 21 tocchi e via il pallone in porta senza mai che gli avversari potessero toccare palla. Questo è un bene, perché evidentemente Ancelotti ha capito che le potenzialità già in essere di gran parte di questa squadra erano straordinarie, e ha capito che forse magari può pretendere da tutti anche il suo gioco all'italiana. Mi spiego meglio: Ancelotti ha messo in campo Rock dall'inizio, mai successo con Sarri, sì. Ha fatto esordire Lupesco, mai successo con Sarri, e addirittura ha proposto Maximovic sulla destra nel finale di partita, mosse che Sarri mai avrebbe fatto, mosse che ci fanno capire come il gioco di Sarri viene integrato da questa iniziativa di Ancelotti, che vuole dare a tutta la rosa la possibilità di giocarsi un posto in campo. Bene, ecco. Bene. Carlo Iacono, Angelo, anche con me il mercoledì, una domanda per Angelo Pompameo. Ciao. Io vorrei restare proprio su questa distanza che intercorre tra Sarri e Ancelotti, proprio su quello che tu hai detto, no, della rosa, perché sembra che all'improvviso la rosa del Napoli si sia allungata per magia o valorizzata per magia. Cioè sono giocatori che noi avevamo anche l'anno scorso, tipo un As che non abbiamo mai visto giocare, che adesso sembrano molto utili alla causa. Noi non dobbiamo fare un errore, anzi due errori. Il primo, di continuare a fare i paragoni Sarri e Ancelotti. Prima io, attenzione, che prima ho detto Sarri e Ancelotti. Dobbiamo adesso pensare che c'è questo gioco nuovo che naturalmente va incoraggiato, va sostenuto. Per quanto riguarda la questione rosa, noi non dobbiamo neanche però lasciarci troppo ingannare dalla partita di Torino. Perché se noi andiamo a guardare la partita di Torino, ci sembra un Napoli stellare. Il Napoli ha fatto una bella partita, sono molto deluso dalla prestazione del Torino, vorrei rivedere all'opera gli stessi giocatori con altre squadre. Cioè, mi spiego ancora meglio, la partita di Torino, la trasferta di Torino segue la trasferta di Genova. Certo. Ora, se contro il Genova noi abbiamo stati molto preoccupati per alcuni versi, non capisco poi perché nella trasferta di Torino siamo fiduciosi e ci siamo esaltati. Allora, qual è il vero Napoli? Qual è il Napoli che dà consecutività alla sua azione in trasferta? Questo Napoli, con tante novità, può continuare a far bene anche in altre trasferte? Ecco, rimanderei questo giudizio evitando di esaltarci o deprimerci, però lo sappiamo che i napoletani a una buona prestazione si esaltano e una cattiva prestazione si deprimono. Siamo bipolari. Esatto. Quindi non esaltiamoci tantissimo per la vittoria di Torino, nonostante abbiamo visto un grande Napoli. Vorrei esaltarmi, se mi chiamate la prossima settimana, dopo il Liverpool e la Juventus. Ecco, bravo. Per capire qual è il Napoli. Niente male, così, insomma, è più facile dopo parlare, ho capito. Senti, Angelo, veniamo alla partita di questa sera. Un Parma che onestamente ha fatto un inizio di campionato niente male. E soprattutto ha rimesso così in gioco un calciatore che noi pensavamo fosse finito, perché se n'era andato in Cina a guadagnare milioni di euro. È ritornato, ma sembra insomma essere un calciatore che ha ancora molto da poter dare. Parlo chiaramente di Gervinho, che oltre ad avere tecnica ha ritrovato anche un fiato incredibile e quella corsa che lo contraddistingueva anche quando giocava con la Roma. Dobbiamo stare attenti chiaramente a questo Parma, secondo te? Dobbiamo stare attenti anche perché, parliamoci chiaro, il team azzurro ha dimostrato di essere superiore al Parma, questo lo possiamo dire, al Parma ne ha proposto, ma attenzione al Parma che però ha sbancato Milano,
e ha fatto bene anche nelle altre partite. Che... Io ti dico un'altra cosa, tu hai parlato di Gervinho, io parlerei però di collettivo Parma, perché un giocatore da solo, a meno che non si chiami Diego Armando Maradona o Messi o Ronaldo, da solo la partita non la risolve. Questo Parma è figlio di tanti napoletani, di ex giocatori napoletani, ci sono giocatori che sono stati ceduti dal Napoli, addirittura come Inglese, insomma, che mi sembra anche un buon giocatore, e altri giocatori del Parma, c'è cioè il portiere Sepe, Ciciletti, lo stesso giocatore Ciciletti. Grazie. Io starei attento più alla rivalsa di questi giocatori che vorranno mettersi in mostra per far sì che gli altri ci ricredano che questi giocatori non erano da Napoli per essere stati ceduti al Parma, non so se sono chiaro nel discorso. Sì, sì, assolutamente. Questi giocatori potrebbero avere dentro una forza in più perché vogliono dimostrare. Ora, all'azione di c'è anche Grassi, non ci dimentichiamo. Sì, sì, sì. Giustamente, anche Grassi, quindi è il quinto giocatore. Quindi non ci dimentichiamo che al Parma non costa nulla fare una partita a viso aperto. Cioè, se il Parma perde al Napoli, ci sta, è scritto. Se il Napoli pareggia o addirittura sbanca il San Paolo, beh, fa un'impresa. Quindi sono sicuro che giocheranno a viso aperto, ma la classe, la qualità, la tecnica, la capacità di far gol negli ultimi tempi del Napoli mi sembra, insomma, superiore a questo Parma. Fermo restando della buona squadra che resta il Parma, però no, è una squadra che comunque alla lunga ha un obiettivo, quello di salvarsi. Tutt'altro obiettivo invece quello del Napoli, vorrà confermare il secondo posto in classifica per poi portarsi alla super sfida di sabato sera nel tentativo di provare a rimanere a 3 punti, quindi un pareggio, o addirittura provare ad agganciare la Juventus. Ecco, io penso che questo della media dei giocatori ci sta per caricare questa partita. Naturalmente il Parma ha battuto l'Inter, la super Inter a Milano. Ecco, se Napoli scende in campo convinto che il Parma è quello che ha battuto l'Inter, beh, allora vedremo sicuramente una grande partita del Napoli. Angelo, un ultimo Rascai ci dice che Hamsik va in panchina in vista della Juve e giocherà Ruiz. Cosa cambia, secondo te, tecnicamente e tatticamente rispetto a Torino? Il Ruiz visto due settimane fa, no, visto in Coppa, sì. Sì, con la Stella Rossa. Non certo. È un Ruiz pulito. È un Ruiz che ha capito di dare il pallone di prima, non fa grandi cose difficili, è molto semplice. È giusto che Amasi vada in panchina oggi, in vista della domenica di sabato. Speriamo che Ancelotti possa fare questo turnover e naturalmente possa, diciamo così, anche dare il contributo magari a gara iniziata, sì. Certo. Credo che anche il gioco di Ancelotti preveda questi cambi continui in tutti i settori del campo. Quindi io penso anche a qualche altra variazione. Credo che anche Callejon non farà parte della partita oggi. Si darà spazio, a mio avviso, dall'inizio, si darà spazio a mio anche a Unas. Io credo che il cambio di Unas, di Fabian Ruiz, e naturalmente in attacco torna Milik, uscirà sicuramente a questo punto, presumo, Mertens, possono starci. Senti, l'ultima domanda te la faccio io, Angelo, e parlo del pubblico che anche questa sera sembra non aver risposto alla grande, almeno in prevendita pare che ci siano stati venduti circa 20.000 biglietti, si spera di arrivare a 30.000, ma sicuramente siamo lontani da quelli che potevano essere, che erano, diciamo, che era l'afflusso del pubblico al San Paolo. Questo chiaramente figlio di questa polemica delle ultime settimane tra De Laurentiis ed alcune frange dei tifosi. Che cosa ti aspetti per questa sera e soprattutto come si può uscire da questa situazione che, tra l'altro, credo che sia così, danneggi anche la squadra, perché viene a mancare un punto importante, cioè il pubblico che ha sempre spinto la squadra nei momenti difficili. Il pubblico ha sempre spinto la squadra, lo continuerà a fare. Napoli ama il Napoli, al di là di chi è il padrone, al di là dei calciatori, al di là di tutto, degli avversari. Quelli che faranno Napoli, se saranno pochi, grideranno il doppio per farti sentire. Sono convinto che però il grande pubblico possa tornare qui al
allo stadio soltanto al di là dei risultati, se si attua una politica dei prezzi giusti. La politica attuata oggi è un'ottima politica, quella attuata per la Champions lo è anche, mi auguro si possa tornare a un settore popolare, veramente popolare, perché vedete i distinti, chi va in distinti, chi va in tribuna ha già una diversa capacità economica da sicuramente, chi invece va in curva a volte fa i sacrifici, quindi i ragazzi delle curve sono i trascinatori dello stadio, riconosciuto, e dunque è giusto premiarli. E non sono 50, 100, 200 i ragazzi che vanno in curva, ma sono molte migliaia di più. E sono quelli che trascinano la squadra, e sono quelli che incitano i giocatori, che si portano dietro il San Paolo. Bene, a questi ragazzi serve un po' di fiducia e serve anche dargli anche del rispetto. Sono ragazzi che fanno chilometri, io ci sono stato in curva, e conosco bene i meccanismi, ed è giusto premiarli con un prezzo popolare, veramente popolare. Bene Angelo, io ti ringrazio di essere stato con noi in questa puntata del mercoledì di Amore Azzurro. Tu ritorni venerdì insieme a Gennaro Montori e Angelo Di Gennaro nella vostra edizione di Amore Azzurro. Grazie ancora, ci vediamo qui in sede. Perfetto, grazie a te, buona giornata. Ciao Angelo. Ciao ciao ciao, chiediamo il collegamento con Angelo Pompameo, lo ringrazio ancora una volta. E allora, regia, ti puoi anche accomodare perché adesso il finale lo facciamo io e Carlo, nel senso non è che ci mettiamo a ballare, però insomma... Ero già pronto. No, non esiste proprio, non è da me, va. No, parliamo invece di un'altra cosa, facciamo di tutto un giochino che io di solito faccio con Luca Cirillo, ma questa sera facciamo io e te. E facciamo un pronostico su quelle che saranno le partite che si giocheranno dalle 7 di questa sera e anche domani, perché anche domani sera ci saranno due partite. Mi piace. Allora, la prima partita per cui ti chiedo un pronostico è sicuramente Inter-Fiorentina. Ah, Inter-Fiorentina. Voglio il risultato finale. Esatto? Sì. 2-1. Con un rigore però. Che cretino. Allora, torniamo seri. Allora, questa sera si giocano molte partite, domani solamente due. Cominciano alle 7 Udinese e Lazio. Udinese-Lazio è una bella partita. Sono due squadre che giocano a viso aperto. Ci mettiamo gol? Mettici quello che vuoi, io non ti voglio... Non giochi? Meno un euro metti, niente. No, vabbè, a giocare sì dopo, ma il pronostico lo devi fare tu. Pensa a tutto quello che vuoi, dici tutto quello allora che vuoi. Allora vince la Lazio. E allora vince la Lazio, sì. È un 2. Sì. Due gol o solamente due? Due più gol. Due più gol, va bene. Andiamo avanti con Atalanta-Torino. Questa pure mi piace. Altra partita molto interessante, molto aperta. Il Torino si deve rifare la sconfitta brutta con il Napoli. L'Atalanta non sta passando un momento proprio bellissimo, anche se ha ottenuto un bel pareggio. Mazzarri mi sembra un allenatore oramai passato di moda. Non ha più granché da poter dare al calcio. È stato un grande quando ha avuto in mano calciatori tipo Lavezzi. Quando aveva il fuoco. Bravo, ma adesso lo vede in una fase calante. Ma nemmeno a livello di agonismo, pare che non riesca più a dare quegli stimoli alle sue squadre. Ma mi auguro per lui che mi stia sbagliando, però è questa l'impressione che ho avuto guardando il Torino. Dicevi, allora andiamo per Gasp e facciamo uno più gol. Gasp che è, Gasparini, è uno forte, Gasparini, assolutamente, mi piace. Cagliari-Sampdoria. La Sampdoria ha fatto una grandissima trasferta a Frosinone, 5-0, però il Cagliari non è il Frosinone, devo dire che sta facendo bene, ha giocatori interessanti. Over. Bene, altra partita, tutte queste qui che ho detto dopo Udinese-Lazio si giocano alle 21 chiaramente di questa sera. Genoa-Chievo. Il Chievo lo vedo male quest'anno. Lo vedo proprio male. È già partito con una penalità, quindi insomma penalizzazione, è ancora a meno uno. Quindi. E il Genoa c'ha questo attaccante polacco, Piontek, che è stupefacente. Andiamo a uno? Uno. Ma allora, tu non mi devi chiedere, tu devi essere convinto che la stai facendo sì. Perfetto. Piontek, Juventus, marcatura. Questa qui è, penso che ci possa essere una grande sorpresa, Juventus-Bologna. Ma qua la quota è troppo bassa, andiamo avanti. No, dobbiamo giocare, dobbiamo dirlo, a prescindere. Uno fisso. Ma perché è uno fisso? Scusa, non può esserci, che ne so, il Bologna fa la partita della vita. Magari piove a Torino, forte. Che c'entra? Annullano la partita. Ma ecco, così non la giocano proprio. Vabbè, uno, capito, d'accordo, vabbè, uno.
Roma Frosinone. Questa Roma, guarda, io vorrei capire come è possibile che la Roma stia avendo questa alternanza di prestazione. È una cosa vergognosa quello che è successo la scorsa partita. La Roma veramente irriconoscibile, irriconoscibile. Guarda, io credo che il problema è ambientale, cioè c'è una pressione a Roma sulla squadra tale da condizionare la squadra, perché è vero, ha venduto Nainggolan, ha venduto Allison, però la squadra c'è, cioè la squadra tecnicamente vale. Di Francesco ha fatto molto bene l'anno scorso, in Champions hanno fatto una stagione molto molto importante, ed è impossibile che hanno dimenticato come si gioca a pallone. E queste critiche che partono da grandi frange della tifoseria sempre verso la società, secondo me poi si riversano sulla squadra, che non è tranquilla e infatti è molto molto confusa in campo. Però stasera deve vincere per forza, altrimenti ci sarà una rivoluzione stasera a Roma. Sì, altrimenti non si mangia il panettone di Francesco. Ma io non penso che riesca, se perde stasera non riesco che arrivi a mangiare manco la meno partita. La cena di stasera. No, la cena, no, vedi, io ecco, un momento particolare, perché chiaramente ci sono gli anticipi per delle partite prossime, perché poi c'è la Champions. Quindi al massimo penso che se le cose non dovessero andare bene per Di Francesco, massimo potrà arrivare alla prossima di Champions. Poi c'è la sosta del campionato e lì, se c'è da cambiare l'allenatore, così quello, deve un po' di tempo. Quello può essere, esatto, quello può essere il momento giusto per poterlo fare. Ma onestamente io non mi aspettavo questa una Roma in queste condizioni. In queste condizioni, assolutamente no. Ma insomma, poi dopo parliamo anche di un'altra squadra che ha giocato ieri, poi Inter e Fiorentina, ne parliamo un attimo dopo. Roma Frosinone, allora 1-1. Vabbè, sì. Mi sono lasciato di questa sera l'ultima, quella del Napoli, Napoli-Parma. Insomma, è vero che siamo tifosi, però a prescindere da questo voglio che tu mi dia un tuo commento, faccia un commento proprio preciso su questa partita. Guarda, al di là dell'essere tifosi o meno, io credo che ci sia una disparità impressionante tra le due squadre. È vero che il Parma è una squadra interessante, è vero che ha fatto bene con l'Inter, ha vinto a Meazza, è vero che con la Juve li ha messi in difficoltà, ma ripeto, il Napoli è troppo più forte del Parma e soprattutto ha bisogno di questi tre punti, perché poi c'è la Juve e quindi bisogna arrivare a Torino non troppo distanti da loro. Ieri Allegri ha giocato proprio su questo, ha detto dobbiamo arrivare con tre punti in più, perché loro sanno che alla fine si è parlato tanto del Napoli, che quest'anno poteva non arrivare tra le prime cinque, il Napoli quarto, ci davano giù. Però alla fine il Milan perde punti, la Roma perde punti, l'Inter perde punti. Il Napoli è la vera, non lo dico, l'antico. No, boh. Non dico cos'è l'anti, però ci siamo capiti che sì, assolutamente è la squadra che davvero può mettere in difficoltà la Juve. Quindi stasera il Napoli sa che deve vincere e io credo che lo farà senza problemi. Bene, allora uno anche Napoli-Parma. Ritorniamo indietro alla partita di ieri. Due squadre molto interessanti, l'Inter e la Fiorentina. L'Inter che, insomma, lo conosciamo, la canzone dice pazza Inter, amala, quindi insomma lo sanno già anche i loro tifosi che l'Inter è una squadra pazza. Sì. Ed effettivamente passa da prestazioni veramente da cancellare, poi ecco, succede che in Coppa in 5 minuti ribalta un risultato e da lì pare che le cose stiano cominciando a funzionare per la squadra di Spalletti. Che ne pensi? Sì, ma ieri stesso infatti il gol del 2-1 è arrivato nel peggior momento della partita dell'Inter. Era la Fiorentina a fare gioco in quel momento. Però l'Inter ha questa spinta che gli viene proprio forse dalla storia, no? Di essere una squadra che getta il cuore oltre l'ostacolo e riesce a ribaltare le partite. Col Tottenham sono stati criticati tantissimo Trevisan e Adani per la loro telecronaca, ma è stata trasportante, se avete seguito la partita, è stata trasportante, perché ha questa grinta, questa garra, no? Come dice Adani, che è bella da vedere e poi gli permette di fare risultato. E l'Inter è una squadra che è stata costruita per fare bene e ha tanti giocatori di qualità e può riprendersi, secondo me. Della Fiorentina parlo io penso che la Fiorentina sia una squadra che in funzione futura, in previsione futura, potrà essere una squadra molto molto importante, perché ha una rosa di calciatori che ha un'età media di 23 anni, ha tre pistoleri lì davanti che sparano a mille da tutte le posizioni, e ha un buon centrocampo, ha una difesa abbastanza rodata, quindi insomma è una squadra interessante e Pioli la sta facendo giocare pure bene, quindi penso che effettivamente la Fiorentina sarà una squadra che in proiezione futura potrà diventare una squadra importante in questo campionato.
che se ne voglia dire dei della Valle, insomma, non hanno comprato chissà quali grandi calciatori, però hanno tenuto quelli che avevano e ecco, poi la continuità serve anche nel calcio, quindi insomma anche questo è importante. Quindi la Fiorentina sicuramente nei prossimi anni sarà una squadra molto molto importante da temere. Le ultime due partite, quelle di domani alle 19, si gioca a Spal Sassuolo, velocemente. Ah, che partita, Spal Sassuolo, under, perché la Spal fa un ottimo gioco difensivo e il Sassuolo gioca bene, è vero, De Zerbi li fa giocare bene, però credo che fuori casa non riesca a portarsi più di un punto. L'ultima in ordine cronologico, chiaramente, è quella che si gioca domani sera alle 21, Empoli-Milan, con un Milan che probabilmente non avrà a disposizione Higuain perché ha un problema al flessore. Questo è un bel peso per il Milan, perché Higuain si sta trasportando la squadra sulle spalle ultimamente. Il Milan non ha ancora capito di non essere più il Milan, quello vero, di Gattuso, di quando giocava lui, però. E quindi se lo dimentica spesso in campo, basta che va in vantaggio, fa due gol e poi e si addormenta un po'. Ad Empoli è difficile, perché l'Empoli è una squadra giovane, viva, e io credo che il Milan farà difficoltà soprattutto senza Higuain. E allora, in chiusura, vado giusto con la classifica aggiornata al dopo Inter Fiorentina, la classifica della Serie A dopo 5 giornate, questa è la sesta e chiaramente, come dicevo, è già aggiornata la sesta di campionato con Inter Fiorentina. Allora, c'è la Juve in testa con 15 punti, il Napoli a 12, Sassuolo, Fiorentina ed Inter 10 punti, Lazio e Spal 9, Udinese 8, Sampdoria e Parma 7, Genoa 6, Milan, Atalanta, Roma, Torino e Cagliari 5 punti, Empoli e Bologna 4, Frosinone 1, Chievo meno 1 ancora con la con il, diciamo, il peso della penalizzazione. E allora siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento del mercoledì, primo appuntamento con Amore Azzurro del mercoledì con me e con Carlo Iacono. Spero che il programma sia stato di vostro gradimento. Carlo, un tuo saluto. Ciao a tutti e ci vediamo mercoledì, adesso ci aspettano due grandi partite, quindi forza. Mercoledì saremo in onda a poche ore dalla partita importantissima. Con Liverpool, vedi tu. Insomma, esatto. E allora, grazie ancora di essere stati con noi. Ricordo l'appuntamento con Amore Azzurro venerdì dalle 15 alle 17 con Gennaro Montuori, Angelo Di Gennaro e Angelo Pompameo. Mentre invece con me l'appuntamento è per sabato mattina alle ore 11 con la mia prossima puntata di Amore Azzurro. Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Il campionato di Serie A, la Champions League e tanto altro. In onda il mercoledì dalle 15 alle 16 e il sabato dalle 11 alle 13. Naturalmente su Radio Amore. Amore Azzurro è stato offerto da FD Noleggio e sei in mani sicure. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa. Vuoi noleggiare un'auto? Una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 4188, furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio e sei in mani sicure. Semplifica i pagamenti dei tuoi clienti acquistando il tuo POS da Future Service Italia. Attivazione immediata e guidata con accredito in real time e con disponibilità immediata del tuo incasso. Zero canoni, zero costi di mantenimento, zero costi di connessione. Nessuna verifica pregiudizievole. Importante per coloro che hanno disguidi bancari quali i protesti, scritti in CRIF. Future Service Italia è anche vendita di registratori di cassa, stampanti fiscali e non, bilance elettroniche professionali, monitor touch e software gestionali per tutte le categorie commerciali con assistenza continua. Chiamaci al numero verde 800 770 246 oppure 351 06 26 904. Future Service Italia, soluzioni e sistemi per il tuo punto cassa. Ah, dimenticavo, puoi chiamarci anche per la verifica periodica annuale del tuo registratore di cassa. Euronics Gruppo Tufano, l'operazione Noiva continua, ma solo fino al 28 settembre. Acquista un prodotto di almeno 699 euro e ricevi lo sconto IVA. Qualche esempio? Smart TV LG 43 pollici da 499 a 299 euro e il